Buonasera, benvenuti a Voglio Renata, la puntata. Per commentare il derby vinto solo dai tifosi, loro sì che tutta la settimana, sabato a Philadelphia, ieri allo stadio, hanno riempito gli impianti con tanto entusiasmo e sono usciti tanto delusi perché i giocatori Renata, soprattutto ieri, hanno veramente deluso come prestazione, non solo come risultato finale. Ne parleremo, allora inizio subito a salutare due leggende del Toro per commentare questo derby, non certo da leggende. Inizio da Natalino Fossati. Ciao Natalino! Ciao, grazie a tutti, non ti lavoro. Ma lo sai perché sono meno giovane di lui? Perché voglio il capitano, perché è stato un capitano importante del Toro, Antonino Asta. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Siccome mista, anche se alleni a qualche anno, ti chiamiamo capitano. Capitano mista. Ma è vero. Poi Ivana Crocifisso, direttore da Punto.it, e sempre poi ci parlate anche del derby di sabato al Philadelphia. E poi vulcanico, come sempre, scatenato, Mario Cacciolato. Ciao Mario. Ciao, Mario. Ciao, facciamo ricordare agli amici del Toro Club Leini, con cui parliamo poi tra poco, grazie a secondo noi, anche dopo questa sconfitta che ha lasciato molta delusione. Saluto Fabio, saluto Sandro, saluto Magda, ma saluto, che parliamo con voi tra poco, saluto subito Clelia. Buonasera a tutti, vi do i contatti. Allora, per chiamarci potete farlo al 011 248 9697, per scriverci fatelo tramite email orgogliogranata@grp.it o sulla nostra pagina Facebook di Orgoglio Granata. Grazie Clelia, tra poco cominciamo già a leggere le prime, sono già arrivate nel pomeriggio, ma analizziamo quello che ha detto Mazzari a fine partita per commentare questa sconfitta. Mi affido a Magda. Magda, cosa ha detto il mister Granata? Allora, buonasera a tutti. Allora, Juve con prima punta, Toro più offensivo. Quindi il concetto è che alla fine alla Juve, anche la Juve ha solo una punta, quindi certo, paradossalmente il Toro è più offensivo della Juve, secondo Mazzari. Per il Toro meglio se Higuain non usciva. Ecco, questo perché forse ha tolto ai difensori centrali Granata un punto di riferimento importante. La Juve ha giocato col falso 9 e ha segnato anche senza attaccanti autentici. Volevamo regalare ai tifosi almeno un punto. Ecco, il concetto di Mazzari che è piaciuto soprattutto perché ha percepito la delusione che c'è nei tifosi. I tifosi, aveva detto la vigilia, già dal primo giorno gli avevano spiegato l'importanza del derby. Il Toro non ha giocato un derby all'altezza. Niang è entrato per spaccare la partita. Ecco, quindi è una soluzione già prevista per spaccare il match. Ha dato un contributo, ma non è servito ovviamente a pareggiare. L'Europa non ci ho mai pensato. Ecco, quindi anche sull'Europa ha un po' glissato il Torino, oltretutto da oggi è a meno 5. Poi Mazzari ha anche parlato di questo blackout psicologico dopo il gol. Il Torino ha impiegato molto tempo a reagire. Natalino, condividi e soprattutto cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto del Torino ieri? La partita non mi è piaciuta. Tutto non ti è piaciuto? Ma io adesso faccio una battuta un po' pesante, però devo dire che il Torino ha giocato bene fino a un certo punto. Può essere anche vero magari che è uscito Higuain, però il senno di poi, perché magari se Higuain sta in campo magari ti fa due gol o non li fa, però certo, è un punto di riferimento che loro hanno perso. Chiaramente io per quel poco che ho visto, per quello, perché poi la partita vado, poi io non parlo molto e soffro un pochettino della partita, perché poi magari mi scateno dopo parlare così. Certo. Però devo dire che le partite hai molto mi arrabbia, infatti io per conto mio il Toro non ha giocato ieri, lui non è pervenuto in campo. Sulla questione tecnica, come possono giocare, la Juve sicuramente ha giocatori migliori, perché gioca magari in un campionato così, se è lassù è perché avrà dei meriti, no? Ma io dove veramente sono rimasto deluso è non hanno giocato con quella cattiveria agonistica per fare un derby. E quello l'abbiamo sempre avuto noi. Qui c'ho uno vicino. Certo. Che, insomma, il derby sa cosa vuol dire. Non parliamo di noi che magari ancora... C'è sempre stata, tu dici, una disparità economica, tecnica con la Juve, ma il Toro lottava, combatteva, vinceva. Bravo, però in campo, con la, come diceva il povero Pianelli, si rasava non il terreno ma l'erba. Io non ho visto nessuno che ha mangiato l'erba ieri, non ha mangiato neanche la mela al mattino. Io per carità voglio stare un po' tranquillo perché mi hanno già telefonato in tanti. Ma è fatto psicologico, tattico, ma che quale, tecnico, ma come te lo spieghi? Ma come l'hai visto? Io non me lo spiego, perché non mi vengono a dire che se guardiamo, analizziamo tutta la gara, è andato tutto per il verso giusto dalla parte nostra. Cioè, la Juve è falcidata dalle assenze, esatto. Era mancava, e poi vengono magari da un 2-2, magari anche abbastanza balordo, se vogliamo, certo, no?
Io pensavo proprio che il Torino, perlomeno non dico un punto, ma ero anche fiducioso, potesse vincere la partita. Non so il perché. Mentre invece, se poi analizzi tutta la partita, alla fine gli errori, tutto quello che vuoi, però loro hanno messo dentro un giocatore, Bernardeschi, non l'abbiamo marcato. Cioè, vedo anche qui ho un giocatore che ha fatto il mister fino all'altro ieri e devo dire che insomma il calcio non solo l'ha giocato, ma ha guidato delle squadre. Cioè, mi meraviglio di un allenatore come Mazzarri, non mi si deve arrabbiare perché io lo dico anche in faccia, io sono fatto sul peggio di lui, lui è un toscano. Ma mi deve dire. Ti ha deluso anche Mazzarri? Sì, sì, come no? Perché entra questo qua, tu lo devi prendere, devi mandare uno a prenderlo, non puoi lasciarlo giocare. Questo qui ha cambiato la partita. Bernardeschi dici? Sì, ha cambiato la partita, perché qualcuno deve dire il contrario. Allora. È l'unico che ha giocato là davanti, ha fatto una giocata, però ha preso il pallone, ha fatto i 30 metri. Poi lascia stare che c'era fallo prima, tutto quello che vuoi. Però è nato da una sua occasione. Certo. Il punto debole dalla parte nostra era dalla parte sinistra. E questo è partito. Dove c'era Molinaro senza. Ma lascia stare perché adesso tutti ce l'hanno con Molinaro. Io ce l'avrei con complesso. Con generale. Non si può pensare che solo Molinaro deve essere quello punito perché abbiamo perso il derby. No, questo non ci sto. Vado anche io. Volevo solo dire che l'ho visto molto tranquillo, però non ti preoccupare, sarò io. Ma perché tu c'hai la barba, io no. Non preoccupare. Sono rimasto da lui perché poi io alla partita dicevo che Angelo c'era di fianco. Angelo dice ma io me ne vado, se no scendo do qualche. Ha ragione. Faccio qualche entrata a un tifoso, perché giocare non giochiamo più. Ma magari fa un'entrata al tifoso, quello lì non capisce, magari facciamo gol noi. Però sono battute. Certamente che cioè, poi per noi diciamo uno spirito totalmente diverso da quello degli anni 60-70. Era un altro calcio, tu. Il modo di giocare, il calcio, l'ho detto l'altra volta, i campi non erano per così ma erano per così. Cioè io vedevo Tonino Nasta che andava in fondo, vedevo che, cioè, c'era un altro tipo di gioco, no? Oggi invece è a quadretti, un quadretto qui, un quadretto lì, quadretto. Chi c'ha la pittura migliore prende, va in fondo, fa il cross e il quadro l'ha vinto. Questo da Antonino, allora, ricordiamo i derby anni 60-70 con Natalino il Torino ha vinto tantissimi, ma poi anche negli anni 80, quando negli anni 80 il Torino vinceva i derby e giocava contro la Juve che aveva 8 campioni del mondo più Platini e Boni, ai tuoi tempi Antonino, ricordiamo la Juve che avete affrontato voi e con cui non hai mai perso nella stagione 2001-2002 aveva grandissimi campioni, tu anche Cannavaro, Buffon, eppure due volte l'avete fermata, l'avete rimontata, la facevate davvero spaventare. Cosa c'è di diverso dai tuoi derby a quello che hai visto ieri? Ma sai, adesso qui ci vuole una trasmissione per dire quanti derby giustamente ha vinto lui, ma soprattutto la cosa importante, è vero quello che diceva un po' Natalino, è giocare con un certo spirito e questo è venuto meno. Tu sai che forse per qualità la Juve è più forte, non ci nascondiamo perché altrimenti sappiamo. Però magari potevi giocartela un po' meglio. Io sono d'accordo che non è stata una bella partita in generale, perché se pensiamo che la Juve abbia vinto un derby con un tiro in porta e altre due mezze occasioni, forse il pari era più giusto. Però tu non hai cercato, soprattutto dopo che hai preso gol, di poter provare a rimetterla in sesto. Sei partito già ancora prima di iniziare la partita, o quantomeno gli inizi prima dell'uscita di Higuain, in attesa per ripartire. Hai preso gol e sei rimasto tatticamente nella stessa maniera. E secondo me dovevamo un po' provarci in un'altra circostanza, perché cosa si è notata a livello tattico? Che quando tu attaccavi il Toro, eri in pochi in area di rigore, quindi la sensazione che di poter far male era veramente poca, dovevi aspettare un errore o una giocata tua del singolo. Ecco, perché poi alla fine c'era Belotti, c'era Iago, ma Iago ha fatto il terzino, ecco, forse anche al di là degli uomini, no? Il Toro era un 4-1-4-1, insomma molto, molto difensivista, che non ha cambiato nemmeno quel gol, forse quella, vedi, quello come, che imputiamo a Mazzarri. Come un po' lo stesso Baselli, che la sua preoccupazione è andare ad oscurare le giocate di Pjanic. Ok, bene, però in una certa maniera poi devi pensare anche tu di proporti. Ansaldi, certo, bene o male non spingeva molto, Iago Falque pensava a tornare, era una scelta tattica
che ci poteva anche stare, inizio gara, aspetti, sì, e la partita quando rimane in un certo, certo, equilibrio sullo 0-0, allora tu puoi attaccare, ma in quel momento che purtroppo quell'equilibrio si è spezzato, dovevi cercare di proporre qualcosina un po' più in avanti, perché altrimenti c'è stato solo un tiro di Diogo Falcao nel secondo tempo, ma un tiro abbastanza innocuo, sì, ed hai creato poco. E secondo me è un po' questo che il tifoso ha un po' un attimino, è rimasto un po' deluso, questa non reazione in un momento in cui ci stava sapendo che potevi anche prendere un gol o subire qualcosa, e questo è venuto un po' meno. Dobbiamo fermarci, devo fare già la prima pausa, ma avete capito che abbiamo tantissimi temi, facciamo parlare a tutti, abbiamo anche l'intervista allo stadio, però Clelia mi fa i soliti ampicenni, poi leggiamo dopo le mail. Allora Clelia. Sì, adesso ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, ma rimanete qua con noi su Orgoglio Granata, a tra poco. Bentornati a Orgoglio Granata, seconda parte, tantissimi temi, abbiamo già sentito Antonio Nastro, Matteo Fossati, sentiamo tanti tifosi, ma cerchiamo di capire, di assumere cosa ha funzionato e cosa no, per compilare la tabella di cosa ha funzionato abbiamo fatto una leggera fatica questa settimana, anche se vediamo, abbiamo detto insomma il Torque è stato in partita fino alla fine, avendo perduto soltanto 1-0, ha concesso tutto sommato poca cosa alla Juve. Ha avuto la capacità di cambiare più volte modulo tattico, insomma questo è sempre una cosa importante in prospettiva, lo stadio pieno, lì il merito dei tifosi che hanno davvero vissuto una settimana di vincimento al derby con grande passione e poi un po' di delusione, e il calendario delle prossime due gare, parliamo dopo, che poi vede incontri fuori casa con la penultima e in casa con la quart'ultima, che potrebbero un po' avvicinare la zona Europa League. Cosa non funziona? Tanto non funziona, e sono cose pesanti. Beh, innanzitutto un tiro troppo inunciatale, abbiamo detto, Belotti isolato, abbandonato a se stesso,
e anche picchiato, anche preso a cazzotti da Chiellini tra l'altro, la mancata reazione dopo il gol, ha detto anche Mazzarri. Il caso Liaic, ne parleremo, 6 gare con Mazzarri, 0 minuti, ma in realtà è più una questione societaria, visto che potrebbe andare lo Spartak Mosca, il mercato russo è ancora aperto, e poi l'Europa League ha meno 5 punti a causa della vittoria del Milan. Ivana, condividi cosa funziona e cosa non funziona, aggiungi, togli. Ma del cosa funziona, insomma, funziona un po' meno, nel senso che sì, torno in partita perché è finita 1-0, sì. Quindi... Però ho visto un Toro, purtroppo, anche se a Mazzarri è piaciuto in parte, anche se Mazzarri ha vinto, ha visto dei segnali positivi. Io effettivamente ne ho visti molto pochi, a parte forse sì i primi minuti, la prima parte fino al gol. Purtroppo è stato un Toro che mi ha riportato indietro di qualche mese. Ho ripensato ad altri, no, ad altri derby, purtroppo, perché poi Mazzarri ha parlato di giocatori con gli occhi tristi, spaventati, anche già proprio negli spogliatoi durante l'intervallo, e questa è una cosa preoccupante. Molto. Perché avevamo parlato anche di un cambio di passo e di mentalità in queste ultime partite, e questa con la Juve un po' riporta tutti sulla terra, no? Perché forse abbiamo esaltato troppo quel Toro e al primo ostacolo la squadra si è bloccata. Conterà molto, poi è quello che abbiamo anche sviluppato oggi su Toro.it, conterà molto secondo me la reazione che il Toro avrà, perché negli ultimi anni il derby è stato fatale a Ventura, cioè, perché ha avuto dei contraccolpi psicologici, esatto, nel tempo, che hanno penalizzato tutta la stagione. Ventura ha praticamente rotto il rapporto con la piazza dopo il derby. Mihajlovic l'anno scorso dopo il derby il Toro praticamente ha arrancato, e in questa stagione ha vinto una partita in 3 mesi in campionato dopo il derby. Quindi, e dopo il derby di Coppa Italia è stato sonerato. Esatto, quindi diciamo che forse adesso se il Toro saprà reagire, vedremo se veramente questa squadra con questo allenatore può fare qualcosa di diverso, anche perché poi parlando di Europa, anche se a Natalino non piace, però parlando di classifica, di piazzamento, certamente... Cioè adesso è un momento comunque importante, che siamo meno 5, devi accorciare. Ma neanche Sarri che è davanti là, non parla di scudetto. Ma io lo dico apposta ormai, certo, per farti arrabbiare. Sì, perché parliamo sempre d'Europa, l'Europa. Ma parliamo di partita in partita. Ma ho capito l'obiettivo, ma l'obiettivo lo so che è là. Parliamo di settimo posto, va bene? Dietro le prime sei che sono più attrezzate. Non è da buttar via. Settimo posto. Poi se settimo posto alla Europa League. Perché siamo andati in Europa, che poi questo siamo andati però, sul sito. Torniamo al derby e vediamo le pagelle. Allora, mi affido ancora a Magda. Le pagelle vi anticipo e chiedo poi a Mario. Non ho voluto infierire, c'erano forse anche 4 e mezzo, la stampa ha dato 4 e mezzo Belotti, ad esempio. Però abbiamo scelto di dare o il 5 o il 6, cioè o sufficiente o insufficiente, senza andare su insufficienze pesanti, e più di 6 in effetti non si poteva dare a nessuno ieri. Magda. Allora, Sirigu 6. Mamma mia, dimenticavo Pizze e Peppino, che salutiamo. Sirigu 6, De Silvestri 5, Colù 6, Burdisso 6, Molinaro 5, Rincon 6, Iago 6, Obi 6, Ansaldi 6, Vaselli 6, Belotti 5, Niang 6, Acqua Edera. Senza voto in realtà no, Baselli 5 e siamo stati buoni su Caselli. Allora Mario, ho cercato di salvare dai più 6 possibili. Tu questa settimana sei stato buonista. Un buonista, si vede che sei andato davanti alla Madonna e hai detto voglio dare dei voti molto, molto sensibili. Io direi che il primo voto che sarebbe da scartare, Mazzarri 5, io le avrei dato un 4 a Baselli e non l'avrei fatto nemmeno giocare nel derby, perché veramente non ha, ma poi tutta la squadra, per me tutta la squadra è da 5, questo a derby, ma io voglio partire da martedì per parlare di derby e per dire quello che penso nel mio cuore da tifoso del Toro. Prima, noi martedì siamo andati in 1500 a osanare questa squadra e far vedere a Massari che il Toro, la tifoseria c'era lì per invogliarla a fare un risultato positivo. Questa settimana è stata una settimana di nebbia, perché poi non abbiamo fatto un brutto derby con la primavera, però alla fine
noi ci prendono, ci siamo presi il gol e abbiamo perso. La partita ufficiale, quella importante, più importante della primavera, che era quella di fare un risultato positivo, e noi pensavamo di fare un risultato positivo, invece davanti a 25.000 spettatori, no? Si sono dimostrati veramente che non hanno onorato la maglia granata, nemmeno un giocatore. E allora anche la società, anche se il presidente era su nel sottopalco ed era molto mortificato della situazione della squadra, che non ha dato veramente una soddisfazione a questi tifosi, perché è una vita che perdiamo contro i Gobbi, non è una vita che non vinciamo. Come si fa a portare i ragazzini, le ragazzine, i bambini dalla scuola, portarli a tifare Toro in queste condizioni che non vinciamo nemmeno mai un derby? Bravo! 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 Anche applausi. Ma perché? Scusa, ma c'è un motivo, per far crescere i bambini veramente forti, capisci? Per farli crescere, li porti già da sconfitti. E sì, poi piano piano. Sì, però io martedì ho portato la mia nipotina di 3 anni con la maglia del Toro firmata da Bellotti. E poi le ho fatto fare la fotografia con Emiliano, con Emiliano Moretti. Ah, e la bambina mi faceva di 3 anni: no, no, il gallo! Il gallo! È un bel gallo! Il gallo è quello che abbiamo vicino a casa mia, che fa chirichichi, chirichichi! Non ha cantato il gol, ma neanche tutta la squadra. Sono arrabbiatissimo! Arrabbiatissimo! Ciao, una telefonata! Chiudiamo il telespettatore, buonasera! Buonasera, ciao! Ciao, chi sei? Ciao, sono Salvatore da Torino. Ciao Salvatore! Stavo ascoltando il campione, non mi ricordo più il nome. Mario Cacciolato! Ha ragione, comunque, ha ragione. Devo onorare di più la maglia, non esiste. Sto soffrendo io a casa, che ho la gamba spezzata, c'ho il gesto, mi spiace. Un saluto a Forzati, un saluto ad Antonino Arta, che io sono cresciuto con quel Toro lì, lui Ferrante, grandissimo. Ah, ti anticipo che dopo abbiamo Mastro al telefono anche. Per lei, per me era l'occasione giusta, poi la Juve senza punte completamente. Sì. Cioè mosci, siamo mosci. Dovrebbero, cioè dare il massimo, anche se ci prendiamo il gol, pazienza, dare sempre il massimo. Appunto come faceva Antonino Asta, il capitano. E poi un'altra cosa, ma gli Aic, che fine ha fatto? No, gli Aic c'è ancora, ma potrebbe essere venduto, perché lo vuole lo Sparta Mosca, siccome il campionato russo inizia da poco, adesso è la fase invernale, corteggia da tempo gli Aic e potrebbe essere ceduto. Penso la sia... città riprende di nuovo 20 milioni di euro. No, 20 no, tasca. Magari. No. Più o meno prenderà quello dalla Russia. Intaschiamo sempre e noi facciamo la figura dei polli, perché oggi io da Lussemburgo, da Francoforte, da Torino ho ricevuto tanti di quelli messaggi che meglio che non li dico, ecco, cosa dicevano della società in questo momento. Salvatore, un'altra cosa. Sì. Un'altra cosa, un messaggino anche al nostro presidente, che c'è. Va bene gli allenatori, ma deve prendere qualche giocatore. Adesso il mercato è chiuso, bisognava farlo a gennaio. Certo, io parlavo prima. Certo. Va bene, salve, grazie. C'è degli amici del Napoli, per esempio, c'è degli amici del Napoli. Sì. Cioè, la Bede Laurenti forse è diversa, c'ha più soldini, però certo. Il Napoli dalla C2 è andato in Champions League in 5A. Sì, no, ci sta stabilmente soprattutto. Deve investire, deve fare un bel Toro. Non da scudetto, però almeno da Europa League. Va bene, Salvatore. Toro, andiamo a vincere sempre a Verona contro gli altri brutti. Grazie, Salvatore. Abbiamo Forza Toro. Scatenato Salvatore, allora direi andiamo allo stadio per sentire il minuto, la week fatta dallo sponsor Calzeria Lux, la Vox, il minuto di Alessandro Mugliai.
Ciao Ale, buonasera a tutti. Sì, beh, prima ancora di fare poi le considerazioni tattiche sulla partita, ovviamente siamo veramente amareggiati, sia chi come me non vince, ha vinto un derby nella sua vita, sia chi è abituato a ben altri derby nella gioventù o negli anni passati. Devo dire, venendo qua, parlando con i tifosi, ho ascoltato diverse opinioni. Qualcuno si è lamentato del modulo con cui il Torino ha iniziato la partita. Secondo me quello invece andava bene. Il Torino ha avuto un ottimo approccio. Dal punto di vista tattico, invece, forse abbiamo sbagliato qualcosa nel secondo tempo, dove era lecito aspettarsi qualcosina di più, sia dall'intensità, sia appunto da qualche cambiamento in corsa a livello di modulo. E guardiamo al futuro, l'Europa League è ancora possibile, ci dobbiamo credere perché mancano ancora tantissime partite e i punti che ci distanziano da Milan e Samp sono tanti, ma non tantissimi. Che cosa ha sbagliato Mazzarri oggi? Ma io credo, se Mazzarri ha sbagliato qualcosa, forse avrebbe potuto fare qualche cambio diverso nel secondo tempo. Il primo tempo il Torino ha avuto un modulo sicuramente più di stampo difensivo, ma credo che comunque l'approccio della partita sia stato corretto e i primi 20 minuti meglio il Torino che la Juve. Adesso ci dobbiamo fermare per un attimo di pubblicità, ma continuate a chiamarci al 011-248-9697 e a scriverci tramite email orgogliogranata@grp.it. A tra poco! Entrati a Goglio da Garato, insomma, abbiamo sentito potenti, i tifosi molto delusi, abbiamo sentito anche qualcuno che critica il fatto che la società magari a gennaio poteva fare di più, però in effetti penso sia più un problema della singola partita più che dell'organico. Ho visto una squadra che ha delle lacune anche tecniche. Ricordiamo che senza Ljajić, comunque non sta giocando, e vedremo se sarà ceduto o meno.
tecnicamente è il giocatore dotato di più classe, ricordiamo il suo gol del derby l'anno scorso su punizione, insomma il fatto Novelli è un indebolimento tecnico per il Toro. Ma sicuramente sì, intanto è un giocatore, l'hai già detto tu, poi lo sappiamo tutti, è un giocatore che ha il piede caldo, quando batte le punizioni ti può determinare anche una partita, l'altro anno ha fatto un golazzo proprio con la Juve. Certamente vederlo delle volte un po' svogliato a questo sistema di farsi vedere, poi però quando prende la palla non si può dire che non la sappia giocare. È un giocatore difficile da collocare, adesso sì, da mettere in campo, magari Mihajlović lo metteva già come era. Anzi, Mihajlović aveva costruito la squadra su di lui, guardiamo il 4-2-1 no, però era una mezza punta insieme a Belotti. Sì. E poi ti rendeva di più anche Falco. Però condividi che il fatto che 6 partite, 0 minuti in campo è un segnale che possa andare via? Beh, quello non lo so. Cioè, io voglio, cioè, adesso per me no, non sono della società, sono un tifoso. Faccio più che oggi non sono un ex giocatore, sono un tifoso. Ma se dai via gli Aici, voglio dire, ne prendi un altro? Eh no, perché il mercato è chiuso in Italia. Ho capito, allora dove vuoi andare? In Europa? Ma andiamo a Superga a fare un giro. Telefonate, no, e poi vado a Torino. Per dire, ma mi sembra un po' una cosa. Sì, sì. Cioè, abbiamo un giocatore, cerca di recuperarlo. Io penso che Tonino Asta, che fa l'allenatore, io non lo voglio mettere in croce, ma penso che lo voglia recuperare. Subito da Tonino, no. Telefonate. Abbiamo con noi Stefano al telefono. Buonasera. Ciao, Stefano. Buonasera. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. Buonasera. Senti, io volevo solo dire che per vedere la partita di ieri ho fatto 1200 km con la mia famiglia. Dove sei? Io sono della provincia di Cosenza, Rossano. Ah, ci devo, viaggio lunghissimo. Complimenti. Vabbè, complimenti a Come? No, ti stavo facendo i complimenti, un applauso per il viaggio che hai fatto. Ah, grazie. Ho fatto solo ed esclusivamente per la partita, quindi ancora di più aver visto una partita che il Toro non ha proprio completamente giocato. Ha giocato solo 15 minuti e se non abbiamo battuto una Juve così scarsa come lo era ieri, anche con le varie assenze, non penso che non lo faremo mai più. Sì, sì, io volevo dire anche a Mazzarri che abbiamo fatto, lui mi sa che ha visto un'altra partita, perché non abbiamo proprio giocato se non i primi 15 minuti, poi abbiamo fatto proprio completamente nulla. Ah. Abbiamo giocato quei 15 minuti anche con la paura di giocare, di subire il secondo gol, invece di giocare a viso aperto con una Juve del genere. Sì. Mi dispiace aver assistito sinceramente una partita del genere. A volte rimpiango, almeno ieri ho rimpianto le sostituzioni di Mihajlović, quantomeno si facevano nell'ottica di vincere le partite e non di cercare di non perdere. No, mi volevo... perché sento il tuo scolamento, è passato un giorno e mezzo alla fine della partita e sembra che sia appena finita, sento poi la tua delusione e mi spiace moltissimo, ma è la delusione di tutti i tifosi del Toro, ovviamente. Ci sei ancora? Forse è caduta la linea? Sì, sì. Eccolo. Sì, sì, ci sono ancora. Va bene, dai, allora speriamo che magari il prossimo viaggio che fai a Torino sia fuori di una vittoria, dai. Io per la verità l'ultima volta l'ho fatto nella vittoria del 2015, perché pensavo di portare fortuna. Yes. Però purtroppo se non va a giocare i giocatori con qualità, partite non ne vinciamo. Basta De Silvestri, Molinaro e deve sistemare la difesa con Ansaldo e Barreca. E poi il resto, gente di qualità, Iago Falchi, Liaic, Belotti e tutti gli altri. Basta giocatori con poca qualità. Va bene, grazie mille, ancora un applauso e ti ringraziamo e ti salutiamo. Allora, torniamo ancora un attimo allo stadio, oggi molto interessante l'editoriale sullo sport di Andrea Pavana, grande firma di tuo sport, l'abbiamo sentito anche a fine partita, un po' condivideva Pavana quello che ci ha detto adesso il telespettatore, sentiamo cosa ci ha detto. Ma è mancato il Toro da derby, è mancato, io guarda la riflessione che mi veniva al netto del fatto che magari a fine stagione questo, come dire, Mazzarri riuscirà a trovare la quadra per questa squadra, io per vedere il Toro perdere un derby così preferisco vederlo perdere come l'anno scorso, che almeno per un'ora ha fatto paura alla Juve e è andato vicino alla vittoria. Così francamente lo trovo abbastanza avvilente, ecco, al netto del fatto che non è che la Juve, ma proprio perché la Juve non ha fatto niente di che, credo che una Juve così, anche a livello di uomini, non dico dimessa perché la Juve non è mai dimessa, però non c'è Higuain, Dybala entra l'ultimo quarto d'ora, insomma, se non riesci a fare qualcosa in una situazione del genere mi chiedo quando tu possa farlo. Dopo rinunciatario, poi tempo, un po' più di calcio al secondo, però mancava. Sì, qualcosa. Ma più che rinunciatario, secondo me il gol veramente l'ha tramortito il Toro, l'ha anestetizzato.
Allora, grazie Andrea Pavan, grande giornalista e grande tifoso del Toro. Una telefonata e poi vado ad Antonino. Abbiamo una telefonata e un altro Stefano. Buonasera. Buonasera. Buonasera Stefano. Buonasera, sono Davide, chiamo da Novi Ligure. Ciao Davide. Provincia di Alessandria. Sì, sì, beh, conosciamo tutti noi. Allora, volevo dirvi una cosa, innanzitutto saluto Antonino Arten, Antonino Fossati, che sono due veri cuori granata, come si deve. Grazie. Allora, io volevo dirvi una cosa sola, sono 13 anni che il presidente del Toro promette, parla e ha vinto un derby perché ce l'hanno regalato, perché avevano già vinto lo scudetto. Sì, allora abbiamo anche la statistica. Le squadre italiane si scansano, noi siamo i primi a scansarsi. Sì, ho capito. In realtà ricordiamo che in questi derby c'è una statistica molto negativa, 15 no, su 18 persi. Non è molto negativa, non è una statistica. Purtroppo lo è. No, però ricordiamo che sono anche tre derby persi al 95esimo, molti derby persi per torti arbitrali. E certo, quest'anno tre derby persi, sì, parziali di 7 gol subiti a 0, vabbè, ovvio che è molto triste. Ecco, però la statistica. L'occasione di giocare contro la Juventus di ieri senza 5-6 titolari, poi gli altri sono tutti bravi, hanno le riserve, quello che vuoi, ho capito, ma le scuse sono troppe, è 13 anni che abbiamo delle scuse. No, ho capito, che chiaro, siamo tutti delusi ovviamente per questo, per l'atteggiamento, insomma, c'è un'altra aspettativa. Ho chiamato non perché sono deluso, perché la gente parla prima, ma poi i fatti sono pochi. Vabbè, allora facciamo di troppo, sentiamo che cosa ha detto il presidente oggi dopo la partita, così come ti... Saluta, ti salutiamo, no? Grazie, speriamo che ci chiami anche dopo la vittoria. Grazie, capisco dopo la delusione, mi sa che sono vecchio. No, grazie al nostro amico di Novi Ligure, la città di Coppi oltretutto, no? Sì. Esatto, quindi perfetto. E allora Antonino, scusami, ti porto a squadra queste statistiche. Ricordiamo i derby persi al 95esimo, molti torti arbitrali, però è un bilancio pesante. Tu, credo Camolese è imbattuto in questa statistica, ho calcolato, sì, 23 persi 8 su 9. Ecco, ripeto, c'è grande differenza anche alla vostra epoca. Cosa vedi di diverso? Perché i tifosi oggi sono così delusi? Ma no, sono così delusi perché sanno, a mio avviso, che la squadra nel complesso c'è, comunque sia, e quindi speravano di giocarsela fino alla fine. Secondo me è più questa, non è una delusione, che sapendo che ce lo possiamo sempre dire, la Juve valore assoluto di giocatori, ci mancherebbe. Secondo me nel sentire il tifoso è questo, non ha, anche prima Pavan diceva la stessa cosa, di non giocarsela, il rammarico è quello, è più un rammarico che non un dispiacere di aver perso il derby, che fa sempre male, ma il rammarico è come averlo perso, e questo di più. I numeri sono quelli, quindi non li puoi cambiare, effettivamente ma sono numeri abbastanza negativi. Però dopo io penso che è vero che il tifoso granata dispiace perdere un derby così, ma dopo bisogna pensare subito e immediatamente a quello che è il campionato. E le chiedo, però, tu che sei allenatore, può essere, io ho pensato anche questo, che i giocatori abbiano sentito molto la pressione, a questo derby l'hanno già giocato 10 volte a settimana e ieri erano scarichi. Soprattutto quando gli hai segnato. Ma non lo so, io credo che in certi momenti, anzi, ti devono galvanizzare, perché avevi un ambiente questa settimana, questa passata, si assaporava un qualcosa di importante, c'erano tutte le aspettative, questo dispiace. Però io faccio un piccolo passo indietro, come ti dicevo, o quantomeno guardare in avanti, scusa. Sì. È andata, io lo so che adesso sono tutti demoralizzati, tante critiche, e questo fa parte anche del mondo del calcio, lo so bene, ma se una situazione di classifica, tutto sommato non è cambiato nulla, perché la Sampdoria ha perso, era a 5 punti dall'Europa League, sì, non so se può arrivare o meno, che poteva essere l'obiettivo iniziale, poi non lo so se ci arrivi o meno, hai due partite che sono sempre difficili, ci mancherebbe, però sulla carta puoi giocartele la grande, e magari siamo qui tra 2-3 settimane ad osannare questi, certo, questi giocatori, quindi vediamola un po' in positività, fermo restando che so benissimo che quando si perde un derby del genere si fa sempre fatica a digerirla. Oggi ha parlato con il presidente, o forse dopo la partita, comunque al suo giornale Corriere. Cosa ha detto Magda? Allora, la Juve ha giocato da provinciale. Ecco, la Juve ha detto il presidente, ma
lo intendeva come un complimento, sia è venuta e ha già, si è anche difesa come la provinciale, quindi era un complimento, però ha detto la Juve ha giocato la provinciale. Tra Torre e Juve ho visto poca differenza, per molti il pareggio era giusto dal derby, traggo cose positive. Ecco, quindi tutto sommato il presidente insiste sul concetto che poteva essere una partita da pareggio. Tutto sommato il presidente sta dicendo delle grandi bugie. Ecco, no, sta dicendo delle grandi bugie. Delle grandi bugie. E io ho un presentimento che ieri abbiamo giocato male, ma perché abbiamo giocatori di quel livello e pochissimi che sono veramente di fuori classe, dei buoni giocatori. E mi sembra quasi quasi una brutta parola quello che dico, che sotto sotto la società del Torino sia contenta che ha vinto la Juve. Ma no, ma dai, dai. Come si fa sempre, come si fa a dire sempre no, ma sì, ma mamma, ma po, ragazzi, ma ragazzi, così non si può giocare a pallone, così non si può fare una squadra del cuore. Ma io ieri vi dico, quel signore che ha detto prima una cosa, io ieri ho sentito delle persone che hanno un po' più i capelli bianchi di me e sono anziani. Difficile, eh? L'hanno detto, lo dico in piemontese e poi lo dico in italiano. Lo dico in italiano, l'hanno detto, ma prima del Neri vinceremo una volta un derby, vinceremo una volta un derby. No, prima del Neri, anch'io vorrei non morire, no? Ma direi anche che il Toro prima di morire, io l'ho visto lo scudetto, ho visto delle Coppe Italia, perché ho una certa età, però... Da quando è che non vinciamo più niente? Io lo ringrazio che il presidente ha salvato il Torino, ma poi dopo averlo salvato, pace all'anima nostra, insomma sempre lì che trovi Roma. Queste cose poi dice perché è molto deluso ovviamente. Antonio, no, intervenire? Allora no, voglio aggiungere sì. due cose adesso. Abbastanza preso, no, e quando è così bisogna calmarlo. Però gli voglio far ricordare anche una cosa, che questa squadra con questi giocatori è a ridosso ancora dell'Europa League. Io non voglio che adesso diventi tutto veramente tutto negativo, no, il campionato è ancora lungo, quindi ti puoi giocare ancora qualcosa di importante. E poi quello che ha detto anche il presidente Cairo, di per sé non è così errata la partita, è stata una brutta partita, poteva finire pari, questo è vero, però purtroppo l'hai persa, e quando c'è una circostanza, una situazione che pende da una parte degli altri, più pende da loro, è solo questo. Ma tutto sommato è vero, una partita brutta da pari, e invece il colpo del campione l'hanno trovato loro. Ricordiamo che Belotti sullo 0-0 ha avuto la grande occasione mancando quella palla solo davanti al portiere, mancando lo stop davanti al portiere. No, se avesse stoppata sarebbe arrivato. Cioè, il senno di poi, perché qualcuno diceva, ma Obi gli aveva dato troppo in fretta, doveva tenerlo, sì, dalla tribuna. Da lì sei Belotti. Ho capito, però voglio dire, se invece prendeva la palla e faceva gol, eravamo tutti in piedi a osannare Belotti e anche Obi. E però certo, le occasioni. Torino ha fatto una disamina proprio come si deve fare da allenatore. Per un'altra squadra, importante, io gli faccio i complimenti per questo. Naturalmente è ovvio che il tifoso, quello che è a casa, e quelli come quel signore prima che ha fatto da Cosenza, però anche i quelli che sono arrivati dalla Sardegna e quelli che insomma, anche quelli di Leni che poi sentiamo. Voglio dire, questi sicuramente hanno il cuore granata, arrivano e darebbero qualsiasi cosa per vedere il Torino che possa magari non perdere il derby, o perlomeno può anche succedere che puoi vincere. Però se rimaniamo nella partita, la partita è stata brutta, giocata male, e si è visto anche... Quindi ha ragione il presidente lì che poteva essere un pareggio? Poteva finire anche in parità, non c'era mica niente di strano, perché hanno fatto quella giocata. Però chiaramente dove anche Torino che fa l'allenatore, quindi... Certamente loro dove ci hanno messo in difficoltà, con il palleggio difensivo, facevano girare la palla continuamente e non ti davano l'opportunità di poter creare qualcosa per andare al di là, no? E questo è quello che si guardava e che si vedeva. E poi io sono convinto che loro giocavano per il pari, sì, per quello che si vedeva, perché poi perso Higuaín, hanno perso parecchio loro, altro che io con Mazzarri non sono d'accordo, dice se giocava Higuaín, Higuaín invece si è andato fuori. Metterlo da una parte, perché questo è una battuta quella sui Guay, però ho capito, io l'accetto, però naturalmente bisogna anche pensare che non è tutto negativo quello che hanno fatto ieri, se no qui prendiamo, buttiamo via tutto e non andiamo neanche più a giocare le altre partite, questo non va bene. Vabbè. Ci dobbiamo fermare per un attimo in pubblicità, ma rimanete qua con noi su Orgoglio Granata, a tra pochissimo.
Quarta parte di Orgoglio Granata, ben tornati, davvero parliamo anche del Chianti Ferretti, il Toro ha giocato, la prima volta ha giocato decisamente meglio della prima squadra, anche se poi il punteggio è stato identico 0-1. I numeri di Fiandrino, mentre Massimo sottolinea il fatto che mancano i gol di Belotti, in effetti l'anno scorso in questi tempi erano 15, adesso soltanto 4. Iago più o meno ha mantenuto la stessa media, anche se io ho giocato a terzino, Belotti molti meno. Il Torino ha anche terminato la sua imbattibilità che durava da 7 partite, l'ultima sconfitta era quella casalinga con la Napoli 10 giorni prima di Natale, e quindi finisce questo ciclo. Un Toro che in casa ha perso quindi 3 partite, Juve, Roma e Napoli, e ne ha perse 5 in totale. E, oltretutto, per quanto concerne sempre i numeri, poi parliamo anche della sfida contro il Verona di domenica. Il Toro comunque ha una buona tradizione recente, ma certo il derby, dicevamo, dal 95 ad oggi il Toro ha vinto soltanto una volta nel 2015, guardate i gol di Damian e di Quagliarella. E Ivana, trovate perché è il momento del brindisi, è il momento del brindisi, ho fatto il nostro sponsor Santero 58. Oggi in casa Granata si festeggia 3 compleanni, compito degli anni, Vincenzo Scifo, Roberto Policano e soprattutto Riccardo Maspero, cui facciamo un applauso e salutiamo perché è qui con noi. Ciao Riccardo! Riccardo, eccoci! Sì, allora, buon compleanno da parte di tutto lo studio, te li facciamo da parte dei tifosi. Grazie. Abbiamo qui a farti auguri anche Nataleo Fossati e Antonino Asta. Ciao Ricchi. Grazie. Ciao Tony. Ciao auguri. Grazie. Riccardo, ricordavamo i derby della vostra epoca, un'epoca molto recente, però anche voi affrontavate una Juve fortissima con grandi campioni. Eppure non avete perso quell'anno, anzi avete rischiato anche di vincere il derby di ritorno. Ecco, come ti spieghi un Torino così remissivo, quello di ieri, rispetto a quello anche della vostra epoca? Guarda, quello che ti posso dire io è che noi eravamo un gruppo, avevamo un allenatore come Camola che aveva creato qualcosa di veramente fantastico, ed eravamo tanti ragazzi italiani che dopo viene facile dire cuore Toro, però che avevano capito cosa voleva dire indossare la maglia, cosa voleva dire giocare per il Torino e cosa voleva dire lottare. Adesso questo manca, ma non il Toro, manca da tutte le parti, perché purtroppo ci sono tanti stranieri che non riescono ad apprezzare e a capire il valore di una maglia. E quello, noi invece quell'anno lì c'eravamo, perché erano giocatori di grande personalità, giocatori che veramente sentivano la voglia di giocare, la voglia di essere protagonisti per quella squadra, e i risultati che abbiamo fatto lo hanno dimostrato, perché io torno anche in Serie B e non me ne vergogno, ma quell'anno di Serie B col Torino abbiamo fatto tanti di quei record. Avete dominato, dopo inizio difficile certo. E poi Camolese, dopo la Serie A è stata la conferma di quello che eravamo. Certo. Poi Camolese vi ha insegnato tanto, perché tu alleni, Antonino allena, Lucarelli allena a Catania, quindi insomma ha formato tanti campioni. Vi stupisce che Lucarelli vada così bene, sta andando bene, insomma. Mi sa che un po' meno, un mese fa. Ivana, tu che segui il Catania, come va Lucarelli? Insomma. Ah, da meglio un mese fa quando l'ho sentito. Fino a ieri andava bene. Ah, ok, me lo sono perso. Questo fine settimana mi spiace, va bene. Come non detto, però aveva fatto una bella stagione. Insomma, non lo sapevo. Siete in tanti. Insomma, che cosa. No, ma fino adesso sta facendo bene. Lucarelli ha trovato il Lecce che sta dominando il campionato, ma lui ha fatto benissimo fino adesso. È caduto domenica col Monopoli, purtroppo fu una brutta sconfitta. E adesso per lui diventerà un po' difficile, certo. Però diciamo che aveva fatto bene fino adesso. E cos'è che vi accomuna come allenatori? Te, Antonino, e poi sentiamo anche Antonino. Te, Antonino e Cristiano, cos'è che vi accomuna? Niente, no, poco. Cos'è che siete qua? Posso... No. Antonino, ti aiuto. Lo dico io, Ricky, io credo che
Ogni allenatore ha un suo modo di vedere, di pensare, il proprio credo. Io con Rigo ci ho giocato anche contro da allenatore, quindi lo conosco, e anche le mie squadre. Diciamo che siamo due con una mentalità, non dico offensiva, ma diciamo che siamo più preposti a cercare di poter imporre il gioco, o quantomeno di essere un po' più spregiudicati che non aspettare e ripartire. Ecco, questo lo so, conosco il suo modo di pensare, quindi anche il mio. Ecco, forse questo ci può un attimino insomma darci un po' la stessa idea. Ecco, non so se Enrico è d'accordo. Sì, io la penso così, perché sono dell'idea che più dai impulsi positivi alla squadra, più la squadra reagisce e più ti dai i tuoi giocatori. Più tu alla squadra dai incuti timore, paura, stai sempre a parlare dell'avversario, lavori poco sul valore dei tuoi singoli e più subisci. Certo. Invece tu alla tua squadra hai questa consapevolezza, e dico che alla lunga ottieni risultati anche con giocatori magari non forti, magari mediocri, ma riesci a alzare il loro rendimento. Ecco, poi invece una cosa che è comune, ovviamente quei derby famosi, in realtà Antonio forse noi lo conoscevamo già, ma è esploso a livello nazionale per quello che ha fatto in quei derby. Riccardo è diventato, è passato alla storia per quello scavino alla buchetta, ma ricordiamo, e Antonino mi è testimone, che Riccardo Mastro, dico ai giovani, ha fatto dei gol splendidi, degli assi di maniera, era un centrocampista da piedi buoni che adesso il Toro se lo sogna. Cioè, quindi non vorrei fosse identificato solo con la buchetta un giocatore del livello di Riccardo. No, non è un motivo. Asta è un giocatore di fascia che saltava l'uomo, e invece Mastro era uno che dettava anche davanti e faceva anche il gol. Cioè, erano due determinati per il risultato, per fare il gol. Certo. E questo la dice tutta. E mi pare di aver detto tutto. Io ero più, magari anche se non fluidificando, difendevo, però nello stesso tempo magari offendevo qualche cosa. Ma voi eravate sempre per l'offesa, e l'offesa faceva male alle squadre avversarie. Sì, hai detto giusto. Va bene Riccardo, noi ti salutiamo, ti mandiamo un grande abbraccio, ti facciamo ancora salutare da Antonino. Sì, grazie per quello che ti mando, buon compleanno ovviamente. Perché... Grazie a tutti voi che mi pensate sempre, molto gentili. Ecco, dai, con grande affetto, sei amatissimo, sei un po' una buona galata. Grazie Riccardo, grazie mille. Allora direi di tornare allo stadio, andiamo in pausa forse, no. Sei delle mail, Clelia, perché non ne ho calette. Allora, tanto. Andrea Bene ci scrive, non sono i milioni a scendere in campo. Maurizio Marzo, sono molto deluso dalla partita di ieri, contro mezza Juve si doveva usare di più. Poi Carlo Ferreri ci chiede, ma perché non torniamo a giocare con la marcatura uomo, stupendo gli avversari, potremmo anche fare dei risultati più soddisfacenti, no? Poi ancora Patrizio Gentilini ci chiede, mi chiedo poi a che cosa servono gli allenamenti a porte chiuse per vedere questa pochezza. Sono deluso, 18 derby, 15 sconfitte e 2 pareggi e soltanto una vittoria. Adesso ci dobbiamo fermare per un attimo di pubblicità, ma rimanete qua con noi su Orgoglio Granata. Continuate a chiamarci al 011 248 9697 e continuate a scriverci tramite email orgogliogranata@grp.it. A tra poco.